Bene, come ho avuto modo di annunciarvi solo poco fa, parleremo in studio del marchio Dacia e vado subito a presentarvi gli ospiti. Abbiamo in studio Giulio Marc d'Alberton, Communication Manager di Dacia Italia, che ringrazio di essere qua con noi. Ciao Michele, grazie dell'invito e ben ritrovati a tutti. E il collega giornalista Maurizio Toma di Ride and Drive Experience, grazie Maurizio di essere qua con noi. È un piacere come sempre, grazie. Tanto la tua presenza è così frequente, insomma, che è anche giusto ringraziarti in maniera particolare. Giulio, se mi permetti, io svelerei un piccolo retroscena, no? Tu mi hai detto di non farmi parlare di numeri di mercato che potrebbero così un po' annoiare chi ci ascolta. Beh, insomma, vi fa onore perché i numeri di mercato dal vostro punto di vista sono davvero tanto lusinghieri, però io sull'argomento devo andare in sostanza anche per capire un po' dove sta andando il mercato, cosa il cliente, cosa l'automobilista sceglie. Quindi quali sono i successi che avete avuto e quali sono soprattutto le ragioni secondo voi? Sì, noi parliamo spesso e volentieri di numeri perché siamo uomini di numeri e vediamo, misuriamo le nostre performance in base anche a banalmente il numero che ci dice il Ministero ogni fine mese. Sicuramente Dacia è una storia di grandissimo successo in Italia, un successo che ci ha portato ad essere il brand più scelto in assoluto dai clienti privati italiani, ovvero quelli che scelgono l'auto, l'acquistano e la guidano. Quindi escludiamo un po' il mondo delle aziende in cui magari l'acquisto dell'auto poi viene demandato a una persona che non la guida. Quindi il vero cliente è un cliente che ha scelto Dacia da diverso tempo, ha scelto in particolar modo Sandero, che è l'auto estera più venduta in assoluto nel nostro paese, e ha scelto una filosofia, passami questa definizione, di un prodotto molto concreto, molto contemporaneo, che offre delle caratteristiche che sono ciò che i clienti chiedono oggi. Ed è una definizione di essenzialità come concretezza che si evolve anno dopo anno e anche in funzione del segmento in cui operiamo. Ecco, Maurizio, ovviamente Giulio stava accennando questi successi di mercato, ma hanno doppio valore se consideriamo il fatto che sono stati ottenuti in un periodo estremamente difficile per il mercato automobilistico in generale, quindi la loro performance naturalmente vale doppio. Questa idea di essenzialità, io l'ho sempre apprezzata sul loro prodotto perché offre al mercato, offre agli automobilisti una possibilità di scelta intelligente mantenendo naturalmente la qualità garantita anche dal gruppo Renault che sta alle spalle, ma con un approccio dal punto di vista economico, perché no, del tutto vantaggioso e più che vantaggioso intelligente. Non so se anche tu apprezzi questa scelta che hanno fatto. Cerco di essere sintetico. Allora, io non sono laureato alla Bocconi, ma se dovessi, come dire, interloquire con uno di questi grandi cervelloni del marketing che ci sono in giro e nel mondo dell'auto ne abbiamo visti passare tanti, tanti ce ne sono, io una riflessione sul marchio Dacia la farei. Perché se il mercato generalmente piange e invece c'è un marchio che continua a macinare un risultato positivo dietro l'altro, un successo dietro l'altro, è in costante crescita ed è molto lanciato come è quello Dacia, beh, insomma, bisognerebbe rifletterci sopra un momentino. Dacia ha azzeccato un approccio al mercato estremamente concreto e di successo, perché la gente, lo dimostra, vuole quella cosa lì. Vuole un'automobile che vada bene, che sia sicura, che sia robusta, che abbia le cose necessarie, importanti, fondamentali e che abbia un rapporto qualità-prezzo accessibile, ragionevole. Invece continuiamo a vedere delle fughe in avanti verso dei prodotti stile astronave che costano una follia e che poi per la maggior parte rimangono luccicanti negli autosaloni. Quindi, signori del marketing, guardate bene quello che sta facendo Dacia. Assolutamente. E poi, insomma, approfitto anche per introdurre la nostra protagonista che è alle spalle, non l'ho presentata, no? Mi riferisco alla nuova Spring, che rappresenterà sicuro, perlomeno questa è la vostra intenzione, ma avete dimostrato di non sbagliare un colpo ultimamente, così la vera porta di accesso all'elettrificazione, che deve essere compatta, piccola, cittadina innanzitutto, poi dopo se il mercato, se l'evoluzione, se la tecnologia andrà altrove, sarà una questione che vedremo più avanti. Intanto questa sembra la soluzione ideale. Sì, abbiamo detto prima, Dacia punta a offrire ciò che il cliente chiede oggi per garantirsi la propria mobilità individuale. Lo chiede in
diciamo, in diversi modi a seconda di quello che è la tipologia e il segmento in cui andiamo a inserirci. Con Spring abbiamo imboccato da qualche tempo una strada chiara nella direzione della mobilità urbana e periurbana, con un'auto molto compatta, è lunga 3,70 m, questa nuova generazione è totalmente rinnovata rispetto alla precedente, e soprattutto abbraccia quello che è il powertrain elettrico, 100% elettrico. Questo perché molti clienti si sono resi conto che per viaggiare in città è ideale una macchina piccola, ma era una cosa scontata, ne parlavamo prima di iniziare la trasmissione, ma anche e soprattutto un'auto elettrica che dia un'ottima sensazione di guida in termini di reattività in mezzo al traffico e che magari sia anche facile da ricaricare. Poi un tema che se vorrai potremmo approfondirlo successivamente, perché Spring è un'auto che è un'auto, posso definire virtuosa per diversi aspetti diciamo che l'hanno generata. E quindi è un prodotto ideale per chi vuole oggi muoversi in ambito urbano con un prodotto adatto a quelle che sono le esigenze di oggi in termini di mobilità. Assolutamente. Maurizio, ideale sotto il punto di vista così del range dell'autonomia, ma anche sotto altri aspetti che poi magari andremo a vedere, però quello dell'autonomia naturalmente è l'aspetto preponderante. Noi abbiamo avuto, grazie a Dacia naturalmente, modo e occasione anche di provarla e dobbiamo dire che sono stati anche un po' molto abbottonati, no? Permettimi il termine, nel dare appunto questi dati, queste numeriche sull'autonomia che poi alla fine dei fatti in città raggiunge un range assolutamente apprezzabile di questa vettura, assolutamente valido. Sì, anche qui è un po' l'uovo di Colombo, nel senso che promettere delle autonomie strepitose nel campo delle vetture elettriche per poi essere smentiti nella quotidianità dalla realtà diventa un boomerang, perché l'utente, il cliente che si compra una macchina che teoricamente fa 400 km e poi in realtà fa fatica a farne 250, è ragionevole che ci rimanga un po' male, insomma, che si penta in qualche modo dell'acquisto o che comunque veda delle promesse non mantenute. La Spring è un'elettrica sincera, onesta, che fa assolutamente quello che promette e forse anche qualcosina di più. La mobilità elettrica, che è una delle soluzioni per andare verso la decarbonizzazione, è, ribadisco, una delle soluzioni percorribili, è tanto più efficace quanto più sono compatte le dimensioni, leggero il veicolo e come dire, fruibile in un ambito urbano o poco più che urbano. In quell'ambito lì l'elettricità, l'elettrificazione esprime il meglio delle sue potenzialità. Ecco, certo. Il discorso della leggerezza che giustamente Maurizio ha tirato fuori è uno dei temi vincenti di nuova Spring. Spring è l'auto elettrica più leggera in assoluto, pesa meno di una tonnellata, quindi anche più leggera di molte concorrenti termiche, quindi senza l'aggravio di peso della batteria. Questo è un circolo virtuoso, perché un'auto più leggera consuma di meno, che sia elettrica, benzina, diesel, comunque è una questione fisica. Questo ci ha permesso di dotarla di una batteria di dimensioni più compatte, sono 26,8 kWh all'interno dell'auto. Questo vantaggio ha un effetto positivo sulla facilità di ricarica, che può essere effettuata banalmente con la presa asciugo presente magari nel box di ogni proprietario nell'arco di una nottata, e tenendo presente che il dato omologativo medio secondo il ciclo WLTP è di 225 km, ma si arriva a 300 in ambito urbano, che è poi il terreno di elezione di questo tipo di prodotto, capiamo benissimo, se confrontiamo anche con il dato che mediamente un italiano fa 35-40 km al giorno, l'autonomia è più che sufficiente e non rappresenta minimamente un problema per quanto riguarda questo tipo di veicolo. Per quanto riguarda le vetture 100% elettriche di segmento A, siamo alla Spring, l'auto più conveniente che ci sia oggi disponibile. Ha un prezzo di listino che parte da 17.900 euro e arriva a 19.900 euro. L'esemplare che abbiamo oggi è una versione 65 cavalli, che è la più potente delle due, in allestimento Expression, neanche Extreme, quindi è quella intermedia, e costa 18.900 euro senza considerare eventuali incentivi locali. La vediamo, la nuova Spring porta con sé anche quella che è l'evoluzione stilistica del marchio Dacia, che sta investendo poi tutta la gamma già ormai da qualche tempo, non solo la gamma ma anche il modo di presentarsi, no, del marchio.
E ti chiedo quanto ha contribuito al successo anche questo nuovo stile, questo nuovo design, questo appeal particolare che investe la gamma? Sì, il brand ha investito tanto in un cambio di passo in termini di posizionamento di immagine, no? È stato nel 2021 che è stato presentato un restyling profondo di quello che è l'insieme di elementi che contribuiscono a comunicare il marchio Dacia, dalla palette colori al logo, il Dacia Link, che campeggia ormai su tutte le calandre di prodotti nuovi, per raccontare ai clienti che Dacia si è evoluta profondamente da quello che era l'approccio iniziale del debutto nel mercato italiano, quando era una low cost, per passare al concetto di value for money, cioè il rapporto qualità-prezzo. Ci sono i prodotti della gamma Dacia, sono prodotti molto convenienti che però non trascurano nulla sul piatto della bilancia pur di offrire il primo prezzo del mercato. Vogliamo offrire un prodotto, come dicevo all'inizio, che sia adeguato alle aspettative e alle necessità di oggi dei clienti nelle varie, in vari segmenti in cui inseriamo i nostri prodotti. Quindi è un elemento fondamentale, l'abbiamo visto il nuovo corso stilistico in maniera molto forte con il nuovo Duster, la terza generazione di quel SUV che ha avuto il merito di democratizzare lo sport utility nel mercato. Oggi si è presentato totalmente rinnovato, l'abbiamo commercializzato da qualche settimana anche in Italia e quello ha abbracciato fortemente un corso stilistico totalmente nuovo. La Spring adotta questo family feeling, questo stile, e rinnova fortemente quella che è la sua immagine anche a livello estetico. Mi hai dato un assist per cambiare argomento, no? Cambiamo un attimino capitolo, parliamo anche, abbiamo detto, il successo vostro è dovuto a tanti motivi, li hai spiegati molto bene, non ultimo quello del design, comunque di questo rinnovamento stilistico a cui facevi cenno, però ha contribuito anche questa vostra grande, chiamiamola intuizione, no? Magari non è corretto il termine, ad ogni modo, cioè il fatto di proporre sul mercato, e poi siete diventati leader, la motorizzazione GPL in tempi non sospetti. È ancora valida come motorizzazione e contribuisce ancora tanto, perché visto in tutte queste transizioni una dietro l'altra, magari l'italiano abbandona questa motorizzazione. O allora, no? Sì, il GPL è un cavallo di battaglia di Dacia da diverso tempo. Poi c'è stata un'accelerazione molto forte quando abbiamo introdotto sulla nostra gamma le motorizzazioni sovralimentate, che hanno unito la convenienza alla pompa con le prestazioni e poi anche un altro aspetto non da poco, l'autonomia doppia dovuta al doppio serbatoio. Pensiamo che il Duster, ad esempio, in versione turbo GPL raggiunge la soglia dei 1400 km di autonomia complessiva, quindi un valore fondamentale per chi fa tantissima strada. Dicevo, il GPL è un'alimentazione su cui abbiamo investito tanto, sono realizzate direttamente in fabbrica questo tipo di alimentazioni, quindi non è un impianto installato in un secondo momento, ed è una tecnologia su cui investiremo anche per gli anni a venire. Rizzo, ascoltando le parole di Giulio, sembra di aver capito che Dacia sta ancora guardando un ventaglio di possibilità di motorizzazioni ancora ad ampio spettro, quindi non guarda solo all'elettrico, giustamente la direzione è quella, però attualmente punta anche su altri campi, o comunque i campi che sono ben consolidati. È una strategia giusta, secondo te? Con me sfondi una porta aperta, come infatti, sai, io quello ti ho passato l'assist perché sapevo. Vorrei però fare un paio di considerazioni molto rapide. Allora, prima di tutto, giustissimo, Dacia sta guardando a offrire le motorizzazioni powertrain che effettivamente il mercato desidera e chiede. Quindi giusto l'elettrico compatto, giusto le ibride e ibride plug-in, giustissimo GPL. A proposito del GPL, parentesi brevissima, è tanto giusta questa scelta che alcuni concorrenti che si affacciano al mercato, io ho partecipato al lancio di 3 o 4 marchi cinesi che stanno arrivando in Italia e guarda caso offrono tutti quanti delle versioni GPL dei propri modelli, e siccome sappiamo, abbiamo imparato bene che i cinesi proprio tonti non sono, se arrivano già lanciando immediatamente delle versioni GPL è perché il mercato evidentemente è su questa motorizzazione molto caldo. Seconda considerazione, rapidissima, sullo stile. Dacia ha fatto un miracolo. Se voi pensate che la prima Dacia arrivata da noi in Italia era la Logan, francamente bella non potrei proprio definirla, no. A come sono adesso le Dacia, ha usato una crescita dello stile per giustificare anche le scelte del cliente, che a questo punto, quando parcheggia sotto casa o davanti al supermercato la sua Dacia, non si sente più un figlio
un Calimero, hai capito? Cioè il pulcino nero in mezzo a tutti quelli bianchi, perché ha una dignità anche di stile, di design, di look, che lo pone al sicuro da qualsiasi tipo di scherno eventuale. Dacia adesso è molto bella, molto graziosa da guardare ed è assolutamente dignitosa, per cui nessuno può dirle nulla. Beh, insomma, è un cambiamento importante. Assolutamente, poi siamo dimenticati. Rassicura il cliente. Certo. Noi abbiamo parlato di Spring, che rappresenta una cittadina per eccellenza, però sappiamo che Dacia sa essere anche il marchio dell'outdoor, sa essere il marchio della praticità per la famiglia. Insomma, sono tanti gli aspetti, poi avremo modo magari anche di varrà tanto di più per la entrante Bigster. Sì. Questo è l'altro, ma continuate a passarmi di tutti gli assist. Stiamo fantastico. Rubando il lavoro. Ci conosciamo un po'. Si è appena finito il salone di Parigi, dove avete fatto il reveal, quindi l'abbiamo potuto vederla per la prima volta dal vero. Bigster è una novità importante, un segmento nuovo per voi. Che auto è? Bigster è un prodotto che non esisteva in gamma Dacia, con cui il brand ha deciso di entrare nel segmento più combattuto a livello europeo, quello dei C-SUV, che rappresenta circa 3 milioni di unità all'anno a livello del vecchio continente. Quindi è un mercato, un segmento e un sottosegmento fortemente in tiro, è quello che i clienti desiderano. E noi abbiamo voluto offrire un prodotto inedito alla Dacia, però, quindi con quella ossessione per il concetto di essenzialità che abbiamo rivisto anche appunto alla luce di questo segmento superiore rispetto banalmente a quello di Duster. E quindi abbiamo offerto un prodotto molto competitivo a livello di listino, però con delle dotazioni mai viste prima sul mondo Dacia. Pensiamo, giusto per fare qualche esempio, il tetto panoramico apribile elettricamente, il portellone ad azionamento elettrico, il sedile di guida a regolazione elettrica, la climatizzazione bizona, insomma delle dotazioni che abbiamo visto essere fondamentali per un cliente di segmento CSU e che offriamo sul nuovo Bigster, che abbiamo appunto svelato da qualche ora al Salone di Parigi e che avrà un prezzo di attacco di circa 25.000 euro, 30.000 per la versione full hybrid. Ecco, in ambito di motorizzazione è anche importante sottolineare che Bigster avrà solo motorizzazioni elettrificate, che non vuol dire 100% elettriche, vuol dire mild hybrid 48 volt, anche in abbinamento al GPL, che è una novità assoluta, e la versione full hybrid da 155 cavalli con un nuovo motore 1.8. Questo per offrire un prodotto adeguato, adatto a quelle che sono le esigenze di un cliente necessariamente diverso rispetto a quello di Duster. Il prezzo ce l'hai già accennato, quando la potremo vedere in Italia o comunque nelle concessionarie? Nei concessionari nel corso del primo semestre, verso la fine del primo semestre 2025. Perfetto, allora io adesso prenderei l'occasione al balzo, quando abbiamo la possibilità di averla in studio magari avremo anche modo di approfondire altri temi, no? a cui abbiamo accennato prima. Non ultimo quello delle motorizzazioni ibride, che sono importanti anche nella vostra gamma, dell'aspetto outdoor di Dacia e via dicendo. Io nel frattempo però vi ringrazio, grazie per la vostra presenza, grazie a Giulio Marchi d'Alberton, Communication Manager di Dacia Italia, grazie Giulio. Grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere. Ringrazio anche Maurizio, però lo prego di rimanere con noi, perché magari se rimane con noi nella terza parte di Safe Drive, poi parleremo anche d'altro. Se mi sopportate. Ben volentieri, naturalmente. Ringrazio voi che ci avete seguito, però mi raccomando, continuate a seguire Safe Drive, perché la puntata è ancora lunga, ci sono tanti, tanti servizi messi a punto dalla redazione. Noi ci vediamo dopo. Arrivederci.